Visita lo spagnolo with Carige Stile Giovani. Señoras y señores, in diretta dalla Rambla a Barcelona, Catalunya, un ragazzo quasi nel mezzo del cammin della sua vita che dice di essere italo ma anche di essere spagnolo. In due parole, Fabio Volo! Buonasera a tutti, benvenuti per la nostra nuova settimana insieme con Italo Spagnolo direttamente da Barcellona, sempre dalla Rambla, sempre in diretta con un sacco di persone anche questa sera da conoscere, da incontrare, da curiosare, da annusare, da toccare. Signore e signori, sta per iniziare Italo Spagnolo! No, sono arrivato tardi. No, però sono arrivato tardi perché mi sono fatto male alla schiena. Volevo dire, se ogni tanto questa sera sentirete delle cose, è che mi sono strappato la schiena e quindi mi sono, insomma, mi fa male e zoppicherò un po', vabbè. Qua abbiamo chiuso fuori. Cosa fa Vanessa? Vanessa? Oh! È ospite. Poi ho detto, ma dai, già che vieni, no? Perché non presenti un po' tu? No? Ho detto, va bene. Però dai, dai, eri di là, dai, poi volevo fare questa passeggiata da sola, okay, così. Facciamo entrare anche gli altri. Ti piaceva, guarda, tanto la terrazza, mi hai detto. Ciao, Vanessa! Ciao! Dai, entrate! Eccoli qua! Ma che belli! A tutti di là! Voi state lì? Stai lì? Vuoi asserrare? Sara, chiudo? Ok, ciao! Ciao, Laia, conosci Vanessa? Bueno, antes, encantada. Encantada. Ma che momenti, che bei momenti. Allora, questa sera una dei tanti ospiti che avremo qui con noi è Vanessa incontrata, che famosa sì in Italia, però di Barcellona, quindi sì. Tu qua sei a casa tua. Sì, non mi conosce nessuno. Qua non ti conosce nessuno, che bello, gironzolare. Ma pensa che bello stare per la strada e che nessuno... Con i tuoi amici, con la tua famiglia, così, senza che ti dicono... Aspetta, scusa, stai, è sempre un piacere, però, sì, ogni tanto. Certo, è sempre un piacere. Allora, andiamo a presentare, per esempio, gli ospiti che avremo questa sera oltre a Vanessa. Chi ci sarà? Allora, hanno appena finito di disegnare le divise della nazionale italiana Dolce Gabbana, verranno qui da noi tra pochissimo, fra qualche minuto, per che mi porteranno... Sono una... qua adesso? Sì, vengono qua più tardi, ci porteranno una divisina con scritto Volo. Ah sì? Sì, sì, pare che abbia fatto un calzoncino che mi raddrizza la gamba, cioè che non si vede così lungo. Poi, Diego Abbatantuono, che è stato tuo papà. Cioè nell'ultimo film di Pupi. Nell'ultimo film di Pupi, è tuo padre, quindi quando ha saputo che eri qua... Ha detto vengo, basta che c'è voglio proteggere da Fabio. Ha detto basta che c'è del vino rosso, io vengo. Abbiamo preparato delle bottiglie di vino rosso. E pare che venga, poi ci sarà Esther, che è la mia professora di spagnolo. Sai che ormai parlo quasi come te, lo spagnolo. Sì. Sì. E poi abbiamo il cuochi. No, dillo in spagnolo. Poi, e poi intonse tenemos il cucineros. Il cucineros? No, non lo so. Un poco brasiliano spagnolo. No, vabbè, niente, ci sono i cuochi. Poi c'è registi, parleremo di cinema, ci sarà... Rinetto Davoli, ci sarà Fascelli, insomma abbiamo un sacco di gente qui con noi. Ma ti volevo dire, ti introduco questa cosa, tu sai che qui c'è un famoso presentatore che si chiama Buenafuente, che tu conoscerai. Buonissimo. Che saluto. Che saluti, che pare che sia un po' come il Fiorello della Spagna, cioè... È diverso, Fiorello... Però è uno famosissimo, è il presentatore. Sì. E Sergio lavora sia qua da noi. De verdad trabajas para el Buenafuente? Trabaja también por Buenafuente. Pues preséntamelo. Ma come presentamelo? Allora, no, me encanta, me gusta. Però Sergio, chi è più bravo? Io sono più bravo, dice che io sono più bravo di Buenafuente. Allora, prima però, perché noi abbiamo anche un'operazione, stiamo cercando una ragazza per Sergio, perché non tiene novia. Ah, tu non tienes novia? Non tiene novia, ti gusta un poco? No, è pure. Dai, insomma, ti faccio emozionare. Signori e signori, Ivo. Grazie. È stato bellissimo questa Come è stato essere presentato da Vanessa? Ma guarda, è emozionante sicuramente, grazie mille, sì, insomma. Più emozionante di quando ti chiamo io.
più emozionante di quando ti chiamo io. Ma è sì, diverso, come dire. Ma lo conosco. È diverso, una cosa diversa. Ma siamo amici da anni, ti ho tirato su che eri. Quando ti ho conosciuto io avevi 6 anni, ti ho portato con me in tutti i programmi. Sì, appunto per quello dico, abbiamo una certa confidenza e dunque non. Cioè, non ci sono più emozioni. Insomma, è emozionante farsi chiamare da una ragazza con gli occhietti così carini. No. Che carini. C'ha gli occhietti carini. C'è il bettino, sì. Intanto Monica è già in cucina. Ciao Monica, vuoi venire qua? Monica. Lui è già in cucina con i cuochi. Vabbè, a questo punto, dove vai tu? Ivo? Stai qua, stai qua. Ma che adesso cerchiamo una novia per Sergio. Sai che bisogna trovargli una fidanzata. Adesso sicuramente la trova. Proprio che sia guappo. Guarda che è super guappo, eh. È molto alto per me. A questo punto, telefonate, mandate numeri di telefono, chiamate, insomma, mettetevi in lizza. In linea. In linea per poter raggiungere il cuore di Sergio, che per essere per più te. Convinti. Chi è più bravo tra me e Buonafuente? Io. No, ma dai, grazie, grazie Sergio. No. Abbiamo anche la sigla, proprio la rubrica, perché è una cosa. Buonafuente. No, noi facciamo le cose serie, noi ci siamo presi a cuore questa situazione, questo ragazzo c'ha il pisello ormai come la manopola di una bicicletta, con le improntine delle dita, non si può più. Allora noi adesso cercheremo una fidanzata e facciamo, tanto lui non capisce. Facciamo delle cose serie. Vai con Busca una novia per Sergio. Sergio. Barcelona, Barcelona por la noche. Sergio busca una novia, para Sergio. Sergio busca una novia, para Sergio. Sergio es un chico muy chulo, es deportivo. Y ama pescar. Sergio es un cameraman maravilloso. Sergio es lindo, gentil y cariño, muy cariño. Es alto, moreno, barba larga, muy larga. Sergio busca una novia, para Sergio. Allora abbiamo fatto questa cosa. Allora innanzitutto novia si scrive con la V e non con la B. E non con la B, l'ho fatto io il testo. Mi prendo io la responsabilità. Allora Sergio, te gustava il rollo lì, come si dice? Il video che ti hanno preparato. Allora, ecco, siccome lei è di Barcellona come te, com'è un discorso tra due ragazzi che si incontrano in un bar qui a Barcellona? Per esempio, tu la vas a incontrare in un bar. Sì. Che mi diri? Che gli dici? In catalán. Non so, le preguntaría ¿Qué hacen en el bar, por ejemplo? Joder, vaya pregunta. Ho capito, ma lei la vecchia di 80 anni, non è una vieja che sta muy raro, che sta... normale. Ecco, vieni... Yo que sé, haces como que me pides el de fumar. El mechero. ¿Tienes fuego? No fumo. Sì, però Sergio, mi sa che non hai la novia perché sei un poco, insomma, non sei molto guapo. No, sì, che a lo mejor no es. No. Ah, non la insegni, che è bravo, perché tu sei guapo e speri. Aspetti che la chica. Io muchas veces también. Ok, dai, preguntagli il numero del telefono, dai. Il numero di telefono? Non tengo móvil, lo siento. Non si può fare, vabbè Sergio. Non è nada. Ok, allora, tra pochissimo cominciamo con il programma Italo-Spagnolo in diretta da Barcellona. Vi presenteremo i nostri ospiti, oltre a quelli che già sono qui. Va che inizio. Ma hai fatto il doppietto, Barcellona-Madrid? Ho fatto la doppietta. Barcellona. È come dire Roma Mila. È come dire Roma Mila. Beh, ma siete belle tutte e due, però. Guarda che bella. Roma. Sì. Nord e sud. Dai, facciamo la doppietta. Va bene. La doppietta. A tra poco la doppietta? Con la doppietta. La doppietta. È il sandwich. Le buna la meringa, ma per te c'è la gaminga. Ciao. Ecco. Mentos, ora anche senza zucchero.
Stile Giovani, i tuoi progetti prendono vita. Dal gruppo Banca Carige. Vinci concerti collegandoti al sito. Come puoi accendere il tuo colore? Fallo risplendere di salute con la nuova linea Pantene Color Expressions per capelli rossi, biondi, castani. La sua formula alla provitamina protegge ed esalta il colore dei capelli. Per un rosso acceso, un biondo splendente e un castano veramente intenso. Accendi il tuo colore. Nuovo Color Expressions, la linea completa per il colore dei tuoi capelli. Da Pantene Pro V. Quando pensi al tuo benessere, quando ti impegni nel lavoro o quando ti godi un momento di relax, c'è sempre un'occasione per gustare le nuove Camille, con carote, succo d'arancia e mandorle. Nuove Camille Mulino Bianco, concentrato di natura. Nuova Peugeot 207, energia intense. Scoprila sabato 6 e domenica 7. Oi, Roberto, pasta Pringles. Steve. Totti. Steady. Totti. Ready. Ready. Cerca il pacco speciale. Potrai vincere due giorni a Londra con Totti e il Pringles Dream Team. Come on, pass the Pringles. Self-expression. 18 finalisti provenienti dalle selezioni in 9 città italiane sono arrivati a Milano, tappa conclusiva di Pantene Protagonist 2006. Qui hanno trascorso una settimana intensa di preparativi, prove, impegni e capelli da favola che faranno sognare ad occhi aperti Rebecca Coslovi, nuovo volto e testimonial delle campagne Pantene Protagonist per tutto il 2006. Sarà il suo anno da protagonista con Pantene. Il prossimo anno potresti essere tu. Tu come stai? Come va la gamba? Niente, sono sdraiato, mi annoio, non ne sento, leggo molti giornali, stavo leggendo qualcosa che sui ventenni, il rapporto del Censis, che non riguarda solo i ventenni, ma tutti, dicono che si annoiano, sono tristi, non sentono un'idea di futuro. Pensano solo al presente, il presente gli fa schifo, previsioni sono buie, anch'io mi annoio comunque. Ma non è un rapporto Censis, è un saggio esistenzialista questo. Avere 20 anni, da martedì a giovedì alle 7:30 di sera e a mezzanotte, e la raccolta il sabato alle 9 di sera. Avere 20 anni, sponsored by Volkswagen Fox. Hace lo que quieras, yo te lo he dicho, hace lo que quieras. No, es, yo te lo he dicho. Yo te lo he dicho, que pues yo te lo he dicho, un poco no más. No, no, yo te lo he dicho, día. A mí no me digan nada, Y después dicen, de que la puta, que la... De la no, no que pases, no se diga. Ok, no, signore e signori, no, i cuochi di questa sera, oh, cuochi di questa sera... diciamo che hanno questo, come si dice, la barra si chiama, la barra che sarebbe praticamente il bancone dove ci siete, qui alla botteghi, alla bodeghita. Sì, alla bodeghita e si, alla boccheria. Alla boccheria. Che hai detto, scusami, ripetizione. Alla boccheria, sì perché, esatto, alla boccheria che si chiama Pinocchio, che è il más famoso di Barcellona. Il più famoso in Barcellona. Può essere. Che è del papà. No, è del tio. Ah, dello zio. Ok, dello zio. Pinocchio era il nome di un cagnolino, di un perro. E tutti dicevano quelli del Pinocchio, l'hanno cambiato in Pinocchio. Ok, allora che vamos a cucinare sta noce? Che cosa cuciniamo?
Esta sera. ¿Qué vais? Vamos a hacer, vamos a cocinar un plato muy nuestro, que son unos chipirones salteados con judías. Calamari saltati con fagioli cannellini di Santa Pau. Bueno, en italiano igual suena. Questo sì, il fagiolo, sì, sì. Calamaro e fagiolo e se anche calamaretti. Un poco peligroso para dormir junto después. No, sì. Per andare a dormire con qualcuno che, dopo. Podría ser. Sì, può essere. È un plato perfetto. È un plato per andare con quello che non vuoi. Ah, ok. Allora, che come la ricetta è? Ingredienti. Vado a leggere la ricetta che già comunque si vedrà a casa. 100 grammi di calamari a persona, 1 chilo di fagioli, aglio, prezzemolo. 1 chilo di fagioli è molto per la 100 grammi di calamari. Sì, 1 chilo di fagioli. È perché è l'ultimo, come capodanno. Patapam, ci piace. Ok. È per 10 il chilo. Ah, ok, questo è per 10. Aglio, prezzemolo, sale grosso, olio d'oliva, aceto di Modena, olio di girasole. Perfetto, quanto tempo necessita? Quanto tempo ci serve? È un plato molto rapido, un salteado è molto rapido. Un salteado, quindi vai despacio, piano perché... Io so che tengo che fare despacio, però è un plato che... Non si dice, hombre! Io lo so che lo devo far piano, Lo so che devo andare piano. Vamos a ir despacio e faremo la limpieza e tutto molto tranquillamente. Ok, perfetto. Allora, grazie, intanto andranno a cucinare. Abbiamo anche i nomi, Albert e Jordi Albert. Vale, sì, volevo essere un po' international. Ok, mi gusta essere un po' international. Muchas gracias. Andiamo a vedere qui. Eccoli qua i fagioli, le bombe a mano. Qua ci sono pure, guarda di qua. Adesso li riporto lì così loro si mettono a cucinare. Mi fa strano vedere Vanessa incontrata qua a casa sua a Barcellona, che là è famosa in Italia, lì dove ci state guardando voi, qua no. E fa strano che lei vive qui, però è di qui, però è... Ecco i 10 kg delle bombette, dei fagioli, lo scalamaro, eccoci qua. Vieni Vanessa! Vieni qua, Palmerottola, Cucciolottola! Bambita! Che bello! Cosa fai con... Puzzo d'aglio? Un po'. No, ma non c'entro io al frigorifero. No, allora, ecco la tua ciudad, ecco la tua città. Gatto de marmo, gatto de marmo, gatto de marmo, eri lì, non direi a scappi. Eri super gatto di marmo. L'ho fatto. No, ok. Senti, allora, vieni qua. Ah sì? Questa è la tua città. Là. Questa è la tua città. Sì. Ora, dove abiti non lo vogliamo sapere, sennò vengono tutti a vedere come quando sono qua sotto. Però dove, sì, masso menos. Oddio, pues non lo sai, Non lo so dove sono. Non sai dove abiti. Bene, llevate Iervino. Ok. Vabbè, dove ti piacerebbe vivere? No. Dai, ma dove vai lì? Che non, cosa c'entra lì? Più o meno qui vivo. Ma se sei matta, ma se sono andato su di qua l'altra sera col taxi. Ma quando? Quando sono piaciuta la tua mamma? Eri di qua. Ah, era di lì? Sì. Ah, vabbè, niente. Dove hai vissuto da piccola? Qua. Qua? Ammazza, periferia, eh? Ammazza, hai fatto i soldi, non eh? Non lo so. Hai buttato a casa, sei su una rotonda. No, aspetta, però mi devi dare un po' di tempo, perché... Ho capito, ma la cartina è la cartina, forse capito, la cartina conta. Ho capito, non sono senza occhiali, non ci vedo. Vabbè, comunque voglio dire, posso dirti una cosa? Da qui, puoi aver sbagliato qui, ma da qui vai a vedere qui, stavamo messi bene. Ma tu lo sai dove sei o no? Ti chiami Vanessa, hai presente? Sì. Mork chiama Orson. Vabbè, no, ma non, perché faccio fatica, non ci vedo, allora è troppo piccolo. Va bene, ok, tutto a posto. Senti, che effetto ti... Cioè, tu sei nata qui? Sì. Sei nata a Barcellona. Quando è che sei stata esportata in Italia, che hai fatto il botto? Avevo... No, il botto, no. Cioè, quando è che... Perché avevo sei anni. Sei venuta a rubarci il lavoro e le ma donne. No, sei anni. Sai, no, sono andata a fare le elementari in Italia. Poi mi sono ritrasferita a Barcellona e poi sono ritornata in Italia. Ok, sai dov'è l'Italia? Allora, se questa è Barcellona, può, no, però ma secondo te dov'è l'Italia se questa... Ok, dai, vabbè, no, per avere, perché da qui vai a qui, vabbè, io butto una cosa lì. Vediamo un po' invece. Che non ci vivo però a Barcellona, un po' di disorientamento posso averlo. Capito, cazzo, uno non vive a Barcellona, non è capito, che capito, però non è che si può essere così preciselli. Certo, ti ho chiesto la mia, un quartiere ti ho chiesto, vabbè. Comunque abbiamo visto... Siccome è così anomala questa situazione che di avere un ospite italiano che in realtà è di Barcellona, siamo andati a vedere il liceo. Il liceo,
che stamattina bonito. Con Vanessa, il suo liceo, le sue medie e il liceo, con gente ancora che la riconosceva. La bidella. La bidella, che mazza, fra l'altro una gnocca, la bidella. Io mi ricordo la mia di bidella era un... La prima cosa che gli hai chiesto è le schiaccine. Ma perché le schiacciatine? Perché la mia bidella di contrabbando vendeva crafe e schiacciatine con 500 lire. Sì, di contrabbando. Però era un barattolino San Montana, questa è una gnocca pazzesca. Vabbè, vediamo un attimo il liceo di Vanessa. Tra l'altro non la bidella, se mi dai il numero. Italo spagnolo, italo spagnolo, italo spagnolo, italo spagnolo. Stupido. C'è proprio quel, il liceo c'ha proprio quell'odore di sudore di ragazzini proprio. Sì. Ma che siete? Ma così suona? Ma che è? Ma che è l'antiaerea? Ma che è? Azzolini, Bacchetti, Berzola, Bettini, Vignetti, Bonetti, Bono, Borri, Cammi, Casanova, Dalai, Deus, Dorici, Gaffroni, Gelmetti, Lazzari, Mereghetti, Metelli, Pedrini, Pezzetta, Pezzini, Selini, Serghenti, Zanichelli, Zamboni. Ma i tuoi compagni di... Delle medie? No, te le sei inventato. No. Perché non ho fatto le scuole qui? Pensa che bello sarebbe stato. Beh, si può limonare ancora, non è che si può solo al liceo. Pensa se io facevo il liceo con te. Cosa? Vedete che io ci baciavamo. No, ma non è che limonavo tutti gli uomini. Beh, ma avresti limonato, io ero bellissimo da piccolo, poi purtroppo è successo quel che è successo. Mi piacerebbe vedere una foto tua da piccolo. Vuoi vedere una mia foto da piccolo? Ho i capelli più lunghi dei tuoi, guarda. Adesso te lo faccio vedere, sì, te lo posso far vedere. Ne ho una forse nel cellulare, però non so se si vede, aspetta. Accendo. Si sentono le frequenze, sì. Da fastidio? Aspetta, forse ce n'è una di quando... Sì, da però... fastidio? No, ma non chiamo, eh. È solo perché mi deve far vedere la foto. È un po' il bello della diretta, no? Che... Aspetta. Ma sei sicuro che sei te? Beh, no, che faccio la fotografia del Bombolo. Aspetta. Chi è Bombolo? È un altro. Aspetta. Ecco qua, aspetta, eh. Eccomi qua. Sì, vabbè. A voi capelli lunghi. No, ma non sei... Aspetta, se sei vede. Tu, ma... Sì. Si vede? Ma lì sei tra... Ma è una parrucca, mica ma no, quando eri sono giovane. Io. No, non è vero. Vabbè, aspetta che... Guarda che si vede, guarda che ero guapissimo alle medie, no. Aspetta, rimani lì a proposito. Con la barba, cavolo, aspetta, alle medie. Aspetta, ti faccio vedere Ivo. Guarda Ivo. Sergio, guarda Ivo. Guarda. Non è meraviglioso Ivo? Se vuoi c'ho anche un culo di una mia amica, però non so se è carino. Mi è arrivato un messaggio. Ok, a domani, stasera vi seguirò, un saluto Alex. Ah, è un mio amico che gli ho mandato un messaggio, mi ha detto che... Vabbè, siamo in diretta, siamo ragazzi giovani, cellulari, moderni. Sì. Allora, Vanessa, oh, dimmi, che effetto ti ha fatto tornare al tuo liceo? È stato... veramente, sei un po' emozionato. Io? Sì. E io che mi emoziono al tuo liceo? Ma rispondimi. Ma no, io il liceo non l'ho fatto, prima vabbè, di tutto. Però, ho fatto un po' solo di, le medie. No, io mi sono dopo Michele, un minuto che l'ho detto. Ti sei emozionato? Michele è un uomo ombra, non viene citato nel programma. Ma poverino, non è che... No, vedi che poi è nudo proprio per evitare che lui venga in onda. No a parte che mi ha morto. Io dopo un minuto che ero dentro, anche se era la tua scuola, mi ero già agitato, perché a me la scuola purtroppo mi hanno... E infatti ti ho visto, andiamo. A me la scuola... Bambini ti scuola, caserme, distretti di polizia. Dove c'è tanti... No, a me dove c'è la regola, quella lì, che uno è più forte della me, no. Però fuori, nella mia scuola... C'era con il cemento dei tubi, che disegnavano a forma di trenino e io mi filavo sempre lì dentro. Dentro nel tubo. Chissà come mai. Ah, fai i tubi, il tubo nel tubo. No, però era da 12 anni che non andavo a questa scuola.
E difatti sono ancora tutti lì. No, i maestri sono la Bidella cambiati. Che carina che era. La Bidella sì, ma con chi limonava la Bidella? Col prof di ginnastica? Secondo me col preside. Col preside, vabbè, qualcuno ma dietro ci dice, vogliamo guardano? Dire qualcosa di importante? Scherzo. No, tanto non ti vedono qua in Spagna, eh. Ti vedono solo in Italia. Ah, Ciavalin, Ciavalini, tu che sai? Ciavalin, Ciavalin. Allora, vediamo di dire qualcosa di importante. Sono domande preparate per me. Sono domande preparate per te, le ho fatte preparare da altri perché avendo confidenza, poi finisce che ti faccio domande che non va bene. Allora. Ecco, tu che sei di Barcellona e di Milano, diciamo, cioè vivi tra qua e là, visto che questo è anche un programma di confronto delle due nazioni, dov'è che ti trovi meglio, qual è la differenza, le cose che ti piacciono di più da una parte o dall'altra? Gli orari, cioè? Cioè tipo che qui i ristoranti poi, cioè trovi sempre qualcosa d'aperto per mangiare. Ok. A Milano dopo le 11. Dopo le 11 vai a Spizzico, esatto. A Spizzico, a McDonald's. Sì. Qui puoi prenotare anche a mezzanotte. L'ho visto una volta su un giornale di quelli lì scandalistici. Madonna. Pesavo 8 kg in più. Sì, era tipo Novella 2000. Con un buco nei pantaloni che prendevi un Big Mac all'una di notte. Cioè tu. Vabbè, ma quello dopo. No, quello è giustificato. Ascoltami, perché dopo Zelig. Tutto che chiuso. Finisce all'1, non un quarto, ancora peggio. Ancora peggio. Uno c'ha quella famuccia lì. Prima andare accanto a dormire, a casa mia c'è il McDonald's. Esatto, prima andare a dormire un bel panino che io te lo toglio. Digeribile. Ok, non pensi più di tornare a vivere qua? Chissà, boh, non lo so. Non ci ho mai pensato. Non qua ci qua per strada tanto. La gente non ti riconosce, se non gli italiani che sono qui, però dico la no. gente di Spagna no. no. Quindi vivi più serena, più tranquilla. Sì, vivo, ma anche in Italia, non è che non vivo serena in non Italia. Non sei di quelli però... famosi con gli occhiali, il cappellino, con il bodyguard a fianco, ma l'amico secondo gay, me... e tutte queste cose qua che no. Ma secondo me ti riconoscono di più così, no? A chi? Se tu vai normale, se tu vai senza tutto... cappellino, gli occhiali, eh? Una volta ho preso un aereo Milano-Roma, è salita Valeria Marini, aveva gli occhiali, un cappello di leopardo e una pelliccia e faceva quella che non voleva farsi vedere. Era vestita. È vero o no? Sì, era vestita come il manager di Tyson, con i capelli, sai quello che sai, i capelli bianchi così, però faceva quella che non voleva farsi vedere. Vabbè, era fantastico. Vabbè, sai, ognuno ha i suoi modi. Ma parliamo di qualcosa di importante. Ora Zelig è finito, sì. Ma adesso tu. Da settembre in avanti uscirai con due film, sì. Uno dietro l'altro, quindi mi sei quasi più attrice che televisiva. Ma però fai la scegli. Ma perché? A me quelli che fanno la TV, la radio. Non fare lo snobismo, anche tu lo fai apposta perché ha parlato cavolo. No, perché fai la radio, fai la tele, ma anche che scrivi libri e poi questa roba. Ma sai che ci ho pensato? Scrivi un libro. Sto preparando un libro. Sì? Sì, così inizio a copiare te. Quelli che ti sei limonata al liceo. Senti, allora, i prossimi due film, Quale amore di Maurizio Sciarra e La cena per fargli conoscere. Il titolo è stato cambiato, Quell'amore è la sonata di Kröser di Tolstoi, però la distribuzione non piaceva molto sto titolo. E allora, adesso come si chiama? Quell'amore. Quale amore? Ah, ok, sì. No, vabbè. E l'altro invece è La cena per farli conoscere, sempre di Pupi Avati. E mio padre è Diego. E Diego Battantuono, sì. Tuo padre, ne hai già fatto con Pupi, hai iniziato con Pupi? Sì, è stato il primo film e l'ho fatto con lui. Dove io ti ho consigliato di fare quel film, tu mi dicevi cosa faccio? Faccio solo la TV. Non e ti ho detto no, fai neanche. E fai La cieca, che acchiappa subito il cuore della gente. Bugiardo, mentiroso. C'era Neri Marco Re con te? Sì. Senti, ma quando sei lì con Pupi? Ma gli puoi parlare un po' di me, che Pupi proprio... Ma Pupi, mi chiama sempre Pupo, ma invece Pupi no. Non ti chiama Pupo mi chiama e mi dice che c'ho nella scatola e poi mette giù. Ma quando mai, non è vero, t'ha chiamato Pupo. Pupo mi chiama la notte e mi dice che c'ho nella scatola e mette giù. Pupi mai. Ma non è vero, invece ha parlato di te. Sì? Sì. Beh, va bene, bene. Senti, a questo punto, sorpresa delle sorprese, chi abbiamo al telefono? Pronto? Ciao, sono Pupi. Salutare la messa. E anche te Fabio che sei un attore scarsissimo, ti farò recitare anche a te. Ma senti, ma Pupi non glielo dovevi dire, dai, mi vergognavo. Ma parla così? Neri Marco Re qui con noi, grande oltre che attore, presentatore, anche non dimentichiamo imitatore. Ciao Neri. Ciao, sono l'agente di Neri, un attimo prima di concedere l'intervista con lui, voglio che scucciate una promessa che lo dovete invitare lì a Barcellona, se no non te lo passo. Sì. Allora, quando è che ci vieni a trovare, Neri? Ma non lo so, guarda, appena posso, appena mi dite che posso venire, io dopo, da metà maggio in poi posso. Senti, come stai prima di tutto, che da un po' che non ti sento?
Ciao Vanessa, sto molto bene, tu come stai? Estoy muy bien, gracias. Sto frequentando attori spagnoli perché sto girando un film sul Papa, ci sono degli attori spagnoli, mi piace parlare spagnolo tutto il giorno. Ma tipo con chi stai lavorando? Con si Miguel José María Blanco, un attore spagnolo e un'attrice che si chiama Imma, il cognome non me lo ricordo. Beh, poi c'è Miguel Bosé. Miguel Bosé. Sì, nel ruolo proprio. Chi te l'ha detto? Nel ruolo del Papa, proprio. Sì, sì. Sto facendo Papa Lucario. Che fa parliamo di voi. Che fa Superman. Dire. Senti, ti volevo senti, dire, Neri. Ma uno che volesse fare il conduttore televisivo, radiofonico, il lattone. Diglielo. Barcellona, che consiglio puoi dare? Ti piacevano queste mie domande? No, ti volevo dire, Neri, dopo presentiamo anche noi un libro in questo programma, hai visto che ideona? Scusa, non ti sento benissimo. No, dico che anche noi poi parliamo di un libro, tu che fai sempre per un pugno di libri, anche noi dopo, senza gareggiare, parliamo di un libro. Va bene, sei mi fa piacere, che cosa devo dire? No, niente, ti volevo chiedere come l'ha presa Gasparri la dimissione di oggi di Berlusconi? Guarda, io francamente ancora non mi è calato giusto, ho fatto dei voti, adesso io mi chiudo dentro una stanza, mi riconto tutto in schede, magari invece metto 4-5 anni, però fra 5 anni mi dimostro che c'avevo ragione io. Fantastico. Senti, Neri, allora ti aspettiamo, magari una sera che Vanessa è ancora qui con noi. Ma Vanessa sta sempre lì. Ma no, questa sera basta. Ma dai, ma scusa. Vabbè, ogni dai. Tanto verrò no. Così. Sì, sì, Vanessa, che... Ma quando... Il numero è sempre 349-833. Neri, no, senti, dopo, no, perché l'ho cambiato di nuovo. No, cioè, mandamelo. Va bene, oh, ce l'ha fatto. Bene. Che belli questi discorsi tra... Ma io non ce l'ho il tuo. Oh, ma la smettete, mi fate così, siamo in onda, c'è un programma. Stiamo facendo uso privato del mezzo pubblico. Esatto, Madonna. Senti. È penale. Senti, Neri, noi ti ringraziamo. Com'era lavorare sul set con Vanessa? Guarda, la cena a letto l'abbiamo voluta fare proprio dal vero, abbiamo messo 3 giorni per provare ed è venuto molto bene. So che ha avuto un ritardo di 5 giorni dopo quella scena, che eravate... Senti Neri, ti saluto, i tuoi bambini stanno già dormendo? Sì, penso di sì. Ecco, no... ma non sei a casa? Non sono nella stessa... adesso loro stanno a casa loro, cioè a casa mia, stanno, insomma, io sto a Viterbo, sto girando qui il film. Ah, già, che stai girando il film, che film stai girando, quello del Papa? Sì. Sì, sì, su Papa Luciani, sì. Ma Papa Luciani è quello del caffè, no? Sì, beh, quello del caffè, non si sa. Morto, è stato trovato una mattina e poi... La mattina, mi sono svegliato. Ma è quello che... È quello che disse quella famosa frase, Dio è anche donna, e il giorno dopo gli hanno detto caffè, fine dei giochi. Vabbè. Però non è che Dio è mamma, ha detto. Sì. Dio è anche mamma e Dio è anche donna. Anche, okay. Anche, spero che aiuterete questo povero Cristo, vicario di Cristo, a portare la croce, ha detto, cioè che amici. Beh, che gente di parola è lì. Senti, ti ringraziamo, grazie Neri. Ciao Neri, un bacione. Io vi abbraccio tutte e due molto e spero di vederti presto lì a Barcellona. Non ci stai vedendo. Ronaldinho, eh? Ciao! Ronaldinho! Ciao Neri! Ciao, Pedro, è fantastico! Ciao. Bello lavorare con Neri! È stato, spero di rincontrarlo in un altro set, perché è stato... Vabbè, insomma, molto... qua non salta mai fuori il mio nome, vabbè, a questo punto... Non hai lavorato con te? No, appunto, dico, a questo punto ritorniamo fra pochissimo con altra gente, guarda che poi alla fine si mangia, visto, riconosci tu il posto Pinocchio, lì Pinocchio? No. Ma devo farti conoscere questa città, rimanete con voi che vi faremo conoscere meglio questa città. Oh, capito che vuol dire? Come l'hai chiamata? Boderia. Boccheria. No, Boderia. Giovani, i tuoi progetti prendono vita.
dal gruppo Banca Carige. Vinci concerti collegandoti al sito. Li vedi e non capisci più nulla. 280 grammi, Big Big Mac e Big Tasty, i mitici del gusto a McDonald's. La vita per noi è una sfilata. RTL 102.5 Very Normal People. Magnum Power. I am explosive. I'm a predator. I am Superwoman. I'm curious. I am serious. I am primitive. I'm intense. Are you? Yes, I am. Magnum, da Algida. Trasformate le vostre labbra in specchio. Nuovo Glam Shine de L'Oreal. Unico. Il suo nuovo applicatore a forma di cuore è carico di texture idratante. Uniforma e veste le labbra di brillantezza a cristalli liquidi. Volume Glamour. Idratazione e brillantezza a specchio garantita. Tuffatevi nel cuore della brillantezza. Glam Shine de L'Oreal Paris. Cedete alla nuova collezione Crystals. Pronte a far brillare il mondo? Voi valete. Quando hai dolori mestruali, hai due possibilità. Devi solo scegliere. La compressa tradizionale o Buscofen. Buscofen in capsule soft gel contiene già in forma liquida il principio attivo. Così viene assorbito più velocemente e il dolore passa in fretta. Buscofen. E torni subito ad essere quella di sempre. È un medicinale a base di ibuprofene che ha controindicazioni e può avere effetti indesiderati. Non somministrare ai bambini sotto i 12 anni. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Mentos, ora anche senza zucchero. Somatoline Cosmetic, trattamento pancia e fianchi. Snellisce di una taglia in 4 settimane. Somatoline Cosmetic, funziona. Scegli le 3000 canzoni che vorresti sempre con te. Nuovo Nokia N91. La musica che ti porti dentro. Solo nei bar Algida puoi comprare un gelato e richiedere il coupon per vincere un iPod Nano 4 giga ogni ora. E per tutti, suonerie e wallpaper firmati MTV TRL. Ice Pop, mordi la musica. Da Algida. Movimenti al minuto, Vitality ti dà una perfetta igiene orale senza il minimo sforzo. Oral B Vitality, per un sorriso in piena forma. Non ci senti? Vengo da Pet Style, bello. Ti do tante di quelle randellate che porterai le gruccia anche a letto. Non sto scherzando. E sarò io a presentarmi. Tutti lo odiano. E sai cosa tu faccio? Come ti chiami? Chris. Tu come farai a non amarlo? Finalmente in Italia la serie culto che ha fatto impazzire l'America. Everybody Hates Chris.
Dal lunedì 8 maggio, ogni lunedì sera in anteprima esclusiva su Paramount Comedy. L'estate ti sta aspettando? Ma tu non sei ancora pronta? Preparati con i cereali fitness a colazione. E per 3 settimane segui i consigli del personal trainer. Un CD gratis in ogni confezione di cereali fitness. Scopri il piacere di stare in linea. Una missione. 3 settimane di tempo per raggiungere l'obiettivo. Realizzare un vero show. Inviati speciali sul campo per MTV, Marco e Francesco. School in Action, da lunedì al venerdì all'1:30 e il sabato all'1. School in Action with Dimensione Danza. Abbiamo tenuto la finestra aperta, fai un'inquadratura Sergio così perché c'è, non so se si vede da casa, ma c'è una fumera, un odore di aceto e così che sto soffrittone in cucina che ci sta veramente spaccando gli occhi e come dice Sergio dopo ci puzza la roba, dobbiamo lavarci dopo. Tu poi che c'hai il cappello lungo, vediamo qual è l'artista di strada di oggi che andiamo a presentare della Rambla. Oh, ma che è la muerte? Oh. Oh. Ma che è? Oddio, un bigliettino. Ah! Cattoglia! Ma che sei matto? Che mi sono mal di schiena già. Ma che sei matto? Eh? Devo aprirlo? Madonna, che spavento che mi hai fatto! Paura, sì, sì, mucho miedo, mucho miedo. Te lo ridò? Ah, lo tengo? Ok, grazie. Madonna, che spavento, ciao. Porco cane, non me l'avevate detto, merda. Madonna, Monica. Cosa è successo? Ho aperto lì l'artista di strada, uh-huh. C'era quello lì, la morte, uh-huh. Che sta fermo, mi stava per dare un biglietto, mentre lo prendi ti fa... Ah! Mi è venuto un colpo. Allora, come stiamo visto? Andando qua? Va bene. Guarda. Qui sarebbe già tutto pronto, ma siccome il programma dura un'ora e mezza... Devi fare 2 volte. Ok, come... Si come? Sente molto la l'olore dell'aceto. Perché si sta raddoppiando. Ma è l'aceto balsamico? Sì. Perché lo fanno... lo fai bollire? Perché lo vuole farlo tipo la caramella, capisci? Fa bollire l'aceto balsamico. Non lo sapevi tu che si può... Tu l'hai mai fatto bollire, Ivo, l'aceto balsamico? Aceto balsamicissimo, senti che forte. Sì, lo so, dico, ma l'hai mai fatto bollire? No. Mi fa piangere poi. Ah, ok, fa anche un po' piangere. Siamo a posto? A postissimo. Masso menos? Quanto manca? Quanto falta? Falta 30 secondi. No? 15 minuti. Sì, sì. Va bene. Sì, con calma. Madonna, che spavento. No. No, l'ora di spagnolo, io non ci voglio andare a scuola oggi. La professora Esther, che bella! Che ciao, ma bien, muy bien. Benissimo. Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo mucho dolor a la espalda. Claro, ¿estás viejo? Normal. Claro, sono vecchio, normale. ¿Estás viejo? Se dice espalda. Espalda. Perché in italiano queste sono le spalla e no, questa. Questo sono los hombros. Questo è l'ombro. Hombros. Invece da noi l'ombro è... Ah, e c'è il sol, e vedrio, e l'ombro. La sombra. La sombra, va bene. ¿Has estudiado esta semana? Beh, claro. Sì? Io sempre ho studiato questa settimana, sì, che ho studiato. Non mi creo nada. Sì, sì, sì. Sì, sicuro? Sì, un poco. Sono andato e ido con un libro, sì, con un libro che è un libro De Frasi, sì, e De Frasi a fare la compra, a fare la spesa. Sì, ti ha ido bene? Beh, ma so meno, comunque ho comprato lo che necessitavo.
Has comprato quello che necessitavo. Sì, ho comprato quello che necessitavo. E ti ha ido bene? Ti hanno intendito bene? Sì, mi hanno intendito bene, sia con i soldi che con la frutta, che con la verdura. Mira com'è comodo, come si dice quando uno sta comodo? 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 Sì, muy... Ah, comodo, eh? Come mai sei così comodo, Cristian? Guarda che ti sei messo lo sgabellino per fare inquadrature con calma. No, è per... Gattino di marmo? No. No, questo non è gatto di marmo. Fabio? No, non sei tanato, ok. Más concentración. Sí, por favor, porque si no no vas a aprender nunca. Ok, allora ti faccio vedere. Te hago ver. Te hago ver. Te hago ver el filmado que donde se ve. Donde se ve lo poco que has aprendido esta semana. Donde se ve lo poco okay. Que ho aprendido esta Vamos. Semana. Chiaro, dove... Ok, vediamo il filmato mentre faccio la spesa con un libro di frasi. Aia, la schiena. Volo. De hacer la, come si dice, la spesa, la compra. Entonces, necesito, ho bisogno di le zucchine, calabacitas, calabacín, zucchine. Estes son tomate, pomodori. Che más? Kiwi. Kiwi es kiwi, kiwi so kiwi. ¿Cómo se llama esto? Alcachofa. Alcachofa, pero no lo puedo cocinar yo. Soy yo. Necesito una mujer para cocinarlo. Habré bisogno de una donna para cocinarlo. Tengo 50, es bueno. Es mejor que nada. Mai de niente. Un poco de jamón. Jamón, sí. Jamón. Prosciutto. La mano 4. Prego su un'ari, ma è una bontà. Comunque qua si mangia sempre. Hola. Una scatola di tomate. Come si dice scatola? Una. Che non so che è una scatola. È una lata. Ok. Lata di tomate. E también necesito la atuna. Vale. In aceto di oliva. Aceto, le prime volte pensavo fosse aceto, invece è olio, quindi mi ha fregato. Aceto di oliva, aceto d'oliva. Total. 2,35. Uff. Barato. Barato, economico. Adeu. C'è. No, estoy muy contenta porque está muy bien. Lo que pasa es que te falla un poquito la pronunciación. Ve, espera, ahora la palabra. No, bueno, poco a poco. Aceite. 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 Es óleo. Sí. Mientras el aceite es el vinagre. No, vinagre es vinagre. Vinagre, sí, porque en Italia l'aceto è il vinagre. Uh-huh. È per questo che a volte mi sbaglio. Aceite. Después, cuando terminas de comprar, sí? No puedes decir... Total. Ah, no, no, tienes que decir, ¿cuánto es? ¿Cuánto o, es? ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? Uh-huh. ¿Qué le debo? ¿Cuánto es? Sí. ¿Algo más? Ya está. Ya está. Ya ok. Lei siempre me dicono algo más, ya está. No, ya está, está bien. Ok. Yo anche buttato lì un catalano. Igual... Adeu. Muy bien, adeu. Igualmente, cuando llegas, no puedes decir, una escatola de tomate, ¿no? No. Por favor, me da una lata de tomate. Por favor, me da una lata de tomate. ¿Algo más? Ya está. Adeu. A ver. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ver cómo escribes el español. ¿Cómo lo escribo? Figúrate. Sí, vamos a hacer un dictado. ¿Un dictado? Sí, tú coges una tiza. ¿Una? Una tiza. Prendo una tiza. Y escribes lo que yo te diga. Escribo yo que diga. ¿Vale? Suggerisci, Cristian, no far la merda, porque si no te faccio un gatto di marmo. La primera frase. La primera frase. Es... Cuando voy al mercado. Cuando voy al mercado. Soy muy feliz. Cuando. Te la digo en italiano. Cuando, espera. Cuando voy al mercado. O cuando voy de compras. Bueno, está bien, al mercado. Vale, al mercado. Soy. Muy. Muy. Feliz. Feliz. Cuando voy al mercado soy muy. Ah, muy bien. Quando vado a fare la spesa sono molto felice. No, voy però... De compras, quando voy de compras. Quando una straniera parla italiano mi eccito, mi gusta muchísimo. Puoi ridirla in bueno, italiano. Bueno, es igual, vamos a hacer no, otra puoi frase. Dire, puoi ridirla. Sí, una otra. No, come sapete significa Me gusta la idea de dar vueltas. Me gusta
Ah, cazzo, che... no. Estás viejo, me gusta. È uscita una parabola. Me gusta. Gusta? Me gusta. La idea. La idea. De dar vueltas. De dar... Vueltas. Che vuol dire vueltas? Vueltar, vuelta. Vueltas. ¿Sas? Entre las tiendas. Entre. Un po' larga. Las tiendas. Las tiendas. Ammazza, ma chi le ha fatte queste frasi? Buscando ingredientes, yo. Buscando. Buscando ingredientes. Buscando un ideal. Buscando. Ingredientes. Ingredientes. Ricos. Oh, ¿qué? Ingredientes. Ricos. Ricos. Para mis recetas. Sí, vabbè, assorta. Para. Mía. Mis. Recetas. Recetta. Ahora te lo digo en italiano. Cetta. Aspetta, que me gusta muchísimo. No, que me pongo nerviosa. Mi piace l'idea di gironzolare tra le bancarelle alla ricerca di ingredienti gustosi per le mie ricette. Marzotto. Bene. L'ho scritto bene? Perfetto. Oh, guarda che sono bravo a scrivere. Oh. Vai. Otra. Estaría muy guarda, bien. Guarda, te ne scrivo una io. Guarda. Ora, okay. Ora voi io de mia spontanea volontà. Oi, cosa c'è Ivo che suggerisce? Oi, compré? Sta bene? Un poco... Al compré le falta un accento in lei. Sì, un poco de pescado. Sì? Pescado. Poi fate il punto di domanda al contrario, non lo so fare. Ma che si può mettere il punto di domanda al contrario, non lo so disegnare, non lo so fare, non l'ho mai fatto. Aspetta. Che haces? No. Ok. Perché non lo so fare, si fa così, lo so. Poi compré un poco di pescado. Ok. ¿Quieres venir a... mi casa para cenar? Ah, está muy bien escrito. Está escrito bene? Sí. Oggi ho comprato un po' di pesce, vieni a casa mia a cenare? Está bien. Está bien? Sí. E la risposta è? No. No, ok. No, questo è internazionale. Sí. Si chiama Dos de Picos e non tiene confine. Ok, muchas gracias. No, espera. Oh, la campanella. Te tengo que dar deberes. No, ormai. Sí. Devi tienes dar da bere? Escribir. Da bere? Deberes. Da bere? Deberes. Che bere? No. Ah, da bere. Tienes que hacer dovere. Ejercicios en casa. Doveri, ah, i compiti, si chiamano sí. I doveri. Tienes que escribir lo que has hecho el fin de semana, ¿no eres escritor? Lo que ho scritto. Sono scrittore, certo. E scrivo cosa ho fatto il fine settimana, sí. cosa farò il prossimo fine sí. settimana. Con lo que has hecho el pasado. Voy in Italia. Al Salón del Libro... Voy a Italia, al Salón del Libro de Torino. Ah, porque has escrito un libro. Porque has escrito un libro ahora que... Sí, claro. Vabbè, muchas gracias. Te llevo, te porto alla cocina. A la cocina, ¿quieres venir a cenar? No. Mira, ¿lo conoces esto? No. Está aquí, guarda, te faccio esto, guarda. Esta es una cosa muy romántica. Es una cosa muy romántica. Me odia. Mira. No, es para ti. ¿Veo? Ma che merda, con lei non l'ha fatto il... Vabbè, niente, prego, vai a cucinare con Monica e i due ragazzi. Hola. Signore e signori, con grande orgoglio, gioia e tutto ciò che si può dire. Prossimo ospite, i Fascelli! Yeah! Grazie di essere venuto! Mi ha fatto una paura. L'hai visto? Cosa sì, fa? L'ho visto, è terribile. Mi è partito un embolo, guarda, un colpo maledetto. Senti, siediti qua, assettati acca. Acca proprio? Sì, assettati qua. Allora, sono molto contento che tu abbia accettato, scusa, butto un po' i verbi così, ma ormai vivendo all'estero, sbaglio un po' con l'italiano, non lo so, ti capisco. E quindi di aver accettato, diciamo, il nostro invito, perché tu sei un personaggio, facciamo un po' quello, eclettico, è possiamo vero. Dire eclettico, un personaggio un po' fuori dalle righe, è vero anche questo. Un po'...
Ti piace alternativo? Sì, alternativo dell'alternativa. Alternativo dell'alternativa, esatto. E quindi sei qui con noi, perché sì. Io volevo... Perché tu sei anche così. Io quando mi dicono tu sei un po' alternativo... Che dici? Sì, beh, mi sono quelle cose che fanno piacere. Lo scrivo nei risvolti di copertina dei tuoi sì, libri. Sì, ragazzo alternativo. Vive e lavora? No, descrive il mondo giovanile. Fantastico. Giovane trentenne anche un altro mondo. Cioè non lo vive, lo descrive soltanto, sì, sì, ovviamente. Sì. Allora, volevo che tu sì. Parlassi di questo tuo progetto, mettiamolo un po' così, no? Praticamente c'è questo nuovo film che si chiama H2Odio. Esatto. Che è posso leggere? Che è un gioco di parole sì. Tra H2O, l'acqua, e H2Odio. E l'odio. E l'odio. Perché non esce nelle sale. No. Non esce nelle sale, quindi tu, è il tuo terzo film? Il mio terzo film. Terzo film. Sì. Terzo film importante, diciamo. Poi sì. Chissà quante cose. Beh, sono girate. Tutti importanti nella vita, no? Poi, sì. Qual è il gattino di marmo qua? Il gatto di marmo. Qual è il gatto di marmo? Il gatto di marmo è quando uno si fa. No, è quando uno si fa inquadrare che non deve essere inquadrato. Ah, quindi qui è tutto regolare. Qui è tutto regolare, a meno che. Aspetta, possiamo cercarne. Quanti... Possiamo cercarne uno, no, per esempio. No, niente, no. Gatto di marmo. No, non c'è ancora. Scusate, ero. È in fissa. Quindi non esce nelle sale. Quindi non esce nelle sale. Bensì. No, però diciamo perché poi dopo. Io so che poi qualcuno mi rimprovera dopo. Allora, questo film esce il domani, che è il 3 maggio in edicola. Ma guarda, in edicola. Perché, vuoi sapere, anzi, vai la prossima domanda. La prossima domanda, è ancora sì. Difficile fare cinema indipendente in Italia? Non è mai stato, anzi, se c'è un cinema che si è sempre potuto fare in Italia, è il cinema indipendente. Cioè uno lo fa, poi i film non si vedono. Ah, quindi appunto qua non è un problema, quindi, vederlo è un po' più problematico. Quindi tu sei stato molto più libero in questo nuovo film, nel senso che essendo indipendente fai quello che ma ti pare. Ma io sono indipendente ricco, nel senso, ricco cinematograficamente parlando, cioè nel senso arrivo a un film indipendente al terzo film, dove ero dipendente in due film, poi a un certo mi sono liberato dalla dipendenza, sono diventato indipendente. E come mai esci direttamente nelle edicole e scavalli? E scavalli la sala, diciamo. Ma perché scavalli, cioè perché mi salti la sala e vai direttamente? Te la salto perché proprio guarda, io ho pensato questo, te la volevo saltare. Perché in sala i film durano poco, vengono maltrattati, c'è questa, come dire, fissa di comunque controllare le prime due settimane di uscita di un film. Tu lo sai benissimo, tu fai dei film che fanno un sacco di soldi, poi dovresti saperlo, quindi i tuoi durano molto, i miei meno. Ma non solo i miei, anzi sono uno fortunato di quelli che già durano un po'. Ma anche finché comunque vincono premi, rimangono in sala poco. Non si vedono, non arrivano ovunque. Perché quindi l'edicola è il posto in assoluto in Italia che c'è ovunque. Ci sono 40.000 edicole. 40.000 edicole da nord a sud, in tutti i paesini, ovunque. Io arrivo direttamente così da domani mattina a tasto là. Non mi devo preoccupare, telefonare, ma Alba, sono uscito a Cagliari. Ah, okay. Oppure i miei amici che mi chiamano, ma qui a Viterbo non si è visto. E invece ho capito così. Allora, vediamo un pezzo di questo film che domani troverete nelle edicole, non nelle sale. Domani da per domani 60 giorni. Per 60 avete tutto giorni. Il tempo con calma di andare quando volete. H2Odio. Barcelona, por la noche, noche. Ok. Adesso dobbiamo dire una alla volta una sensazione che odiamo provare. Si può usare una parola sola. Cos'è? L'ora di psicologia? Ma dai, Nicole. Lo sapevi che va fatto prima del digiuno. Ok. Con una parola, quella che odi di più. Ecco, io odio la sensazione di perdere tempo. Veramente più di una parola, ma va bene. Non per contraddire la risposta profonda di Nicole, ma io odio in assoluto la negatività. È un tale spreco di energia. Io odio le emozioni. Io odio. E tu, Olivia, cos'è che odi? Odio sentirmi in colpa. In colpa per cosa? Perché non provi a esistere? Allora, sono morto. Che bello, non lo sanno neanche che sono riprese. Secondo me non lo sanno. Io così speravo in un gattino di marmo. Beh, il gatto di marmo sono loro due in questo momento. Tanata sì, in questo esatto. Momento, non si sono neanche accorti. Allora, ecco. Certo, abbiamo messo un pezzo del film proprio, Che una roba messo? Proprio sembra di vedere. Non lo so, cioè, però di che cosa parla scelto questo pezzo del film? Di che cosa parla il film?
E il film parla di cinque ragazze che vanno a fare un digiuno in una casa sperduta su un'isoletta in mezzo a un lago. Quindi acqua tutto intorno e un digiuno intorno. Ad acqua. Un digiuno all'acqua. Esatto. Che poi... tu hai provato nella vita, titolo informativo veloce, hai mai provato un digiuno? Secondo no. te? No, però dico, magari provato. No, sì, anzi, in realtà, quando stavo per fare il film ho detto, ho cercato di, insomma, ho detto fammi provare. Okay. Vedere. Dunque, le prime tre ore mi ha avuto una depressione colossale, alla sesta sono andato a comprarmi un supplì. Ah, cioè proprio in ufficio mi viene da piangere. Io tre giorni ho fatto solo ad acqua. Non ci credo, sono tantissimi. Sono tantissimi, sì. Poi sono stato malissimo, sotto l'ospedale un mese, un disastro. Comunque, no. Davvero? Sì, allora tu hai fatto questo film. Sono ragazze che vanno su un'isola, che fanno digiuno d'acqua. A un certo punto succede che una di loro, che non sta troppo bene, un po' quest'acqua, questo digiuno è solo l'acqua, un po' il fatto che lei prende dei farmaci per ragioni che poi vedete nel film, succede, si trasforma in un incubo. Ok. Ma io, tipo lui. Ok, ora vorrei sapere invece questo progetto di uscire direttamente con DVD. No, me l'ha già chiesto questa cosa. No, lo so, volevo sapere se è una cosa che hai pensato tu, se hai cercato di coinvolgere anche altri, se con te c'è qualcun altro o è una battaglia che stai facendo da solo. Tutto da solo? Beh, no, io spero che ci siano tutti in realtà dietro a questa battaglia, perché la mia battaglia non è altro che cercare di sdoganare un certo tipo di cinema che magari è visivamente molto televisivo oppure troppo letterario e riportarlo un po' a quello che è il cinema che io amo di più, che è quello degli anni 70, cioè un cinema di immagine pura, dove la narrazione è importantissima, fondamentale, lo scheletro narrativo, però, come dire, a volte può... per un attimo sommergersi e dare spazio alle immagini pure, al racconto per immagini, questo. Ok. Sì, quando tu parli io mi affascino, vedi come stavo così, sì. Tra l'altro, visto che siamo anche su MTV, giusto per parlare un po' di musica. No, aspetta, c'è da dire una cosa importante, visto che siamo su MTV, ed è che questo film qua, dopo l'edicola, va su MTV, e questa è una novità pazzesca. Quindi, cioè, fra due mesi questo film lo vedrete su MTV. Oh, vedi che bravi che sono stati. Sei bravissimo. Oh, bravi, va bene. Allora, rimani con noi, fra poco si mangia. Fra poco si mangia, sì, io giusto, so che tu hai partecipato quando tu vivevi anche in America, quando hai girato dei film. Sì, ecco qua, sulla mia biografia che è qua. Sì, sì, Alive dei Pearl Jam. Sì. Poi hai fatto Black and White con Michael Jackson. Un sacco di video terribili là. E quindi ti sei divertito lì? Sì, molto più che qua. Hai conosciuto tutti, allora in bocca al lupo per questo tuo... nuovo progetto e speriamo insomma di averti aiutato in qualche cosa. Speriamo di sì. E poi alla faccia del digiuno del film ci andiamo a fare una mangiata. Se mangiamo delle robe giustamente. Adesso. Ok. A tra poco torniamo sempre qui a Barcellona in diretta con Italo Spagnolo. Io che moderno che sono quando faccio così. Italo Spagnolo, Italo Spagnolo, Italo Spagnolo, Italo Spagnolo. Ora anche senza zucchero. Ultime notizie, giovedì 11 maggio TRL On Tour farà tappa a Genova. Nel frattempo scopri sul sito di MTV tutti gli eventi organizzati sul territorio in attesa dello show. Stile giovani, i tuoi progetti prendono vita. Dal gruppo Banca Carige. Vinci concerti collegandoti al sito. Si avvicinano i mondiali. 3 contro 3. Volete giocare? Giocate a Gioca 3. Abbiamo già iniziato a giocare. Per scoprire dove... chiamate l'800-979-677 oppure andate su nikefootball.com/joga3. Join us. Giocate bel calcio. Oggi Vita Snella è nuovo fuori e nuovo dentro, perché è così ricco di tutto ciò che serve per nutrirti, ma con solo lo 0,1% di grassi. E da oggi lo 0% di zuccheri aggiunti. E con più frutta è ancora più buono. Nuovo Vita Snella. Ti nutri e non ti pesa. È Danone.
curve sono affascinanti, anche quando prendono corpo sui capelli. Nuovo Pantene Gel Spray Crea Ricci aiuta a creare ricci morbidi e luminosi. La spuma definizione Ricci toglie il crespo, lasciando ricci ben definiti. Da oggi tutti possono avere i ricci perfetti. Linea Ricci Perfetti, da Pantene Pro V-Style. Tubal Pull-Off Cup, open for fun. John Malkovich, Naomi Campbell, nel primo film Pirelli. Solo su pirellifilm.com. Dr. Vet sta arrivando. Are you ready for the touch? Uffi, che noia. Non si potevano fregare in un luogo più civile. Un bel 5 stelle, con solario. Abbiamo solo. Fitness club, la piscina. Abbiamo mare. Un piano bar, Ciro, Plini. Abbiamo Nestì. Gustosissimo tè freddo alla frutta, buono di natura. E Nestì? Perché chiedere altro? Ciro, è la natura. Un miracolo. Nestì, il tuo paradiso naturale. Mentos, ora anche senza zucchero. Periodo che mi piace un casino mettere un altro nome davanti, Franco sì. Volo, Sandro Volo. Tu sai come vediamo io? Maria Grazia. Maria Grazia, non sei Monica? No. Ragazzi, è una bugiarda, per anni ci ha detto che si chiamava Monica, si chiama Maria Grazia. Adesso Maria Grazia. È bello Maria Grazia, sì, no? Bellissimo. Il nome di parrucchiera. Sì. Da Maria Grazia. Sì. Ok, da vergine, esatto. Saluta. Ah, come sta il tuo amico Oscar? Oscar, sta bene. Saluto Oscar. Quanto ci piacerebbe parlare del suo amico Oscar, ma purtroppo lui non può venire qui a parlare. No, è uno che non parla. È tutto un po'. Ma non parla. Va bene, allora il libro di cui vi parliamo questa sera è un libro che mi aveva regalato il giorno di San Jordi, giusto? Di San Jordi Daila. Daila. Sono dislessico. C'ho un male alla schiena, guarda, non appena finisce il programma svengo per terra. Paolo, tu sei il meglio che possa capitare a una brioche. Come si direbbe in spagnolo? El meglio che possa capitare una brioche, el mejor que puede pasar a una brioche. A un croissant. Vabbè, insomma, ma o meno. Sì. Allora, è la storia di questo trentenne disadattato, arrogante, fannullone, misogino, puttaniere, oltre che pecora nera e noto filosofo della rete. Si trova coinvolto in un mistero del quartiere più bello di Barcellona. A bordo di un coupé con aria da pantera e con un senso dell'umorismo brillante, originale e pungente, Pablo ci guida nei meandri in una storia ricca di allegri sprazzi alcolici, divagazioni venere e pagine web. Io sono andato. Fatto il film? Hanno fatto anche il film. Tu quando lo farai? Il film di questo libro? Del tuo. Ah, del mio? Beh, prossimamente, figurati se il mio ego si placa a scriverlo e basta. Non può essere. Allora, vi ho scelto queste quattro righe che andrò a leggere perché rappresentano un po' quelle cose che si fanno in solitudine che comunque piacciono, tipo quando passeggi la mattina presto mentre torni a casa, che hai fatto una serata come le fai tu con Michele e tutti gli altri. Ah, sì, chiaro. Che magari chiami il taxi o che dici invece di andare a casa mi fermo un po' prima, così passeggio e ti fai i tuoi pensieri. Qua che non arrivano i taxi. Quindi, allora, leggiamo questo momento meraviglioso di questo libro che consigliamo il meglio che possa capitare una brioche. Allora, la luce del giorno era ancora debole, non c'era traffico. Mi piacciono queste ore, le 5:30, le 6 del mattino.